Beffato, di più non si può dire. Un Fano bello e arcigni aveva accarezzato il dolce Natale con una vittoria esterna. L'allungare sul Real Monterotondo era lì ad un passo, ma agli sgoccioli tutto è cambiato e a sorridere sotto l'albero è proprio il club laziale per un punto pesante e disperato. I granati invece aprono i conti nel primo tempo, quando al 41esimo capitano Urbinati incorna alla perfezione sugli sviluppi di un corner. Poco dopo viene espulso Calisto per un fallo su Koulibaly. 8 minuti nella ripresa, il sapore del successo si fa sempre più concreto nei fanesi grazie a Mancini che insacca il 2-0 con un tiro dal limite non potente ma preciso che si infila nell'angolo basso. Sembra davvero fatta per gli uomini di Giovanni Cornacchini, ma 5 minuti dal termine Napoleoni dimezza lo svantaggio su penalty concesso per un errore di Guerrieri che riapre la partita. E clamorosamente il centrocampista Menedandri fa gioire il popolo di casa siglando il gol del pareggio. Le due squadre restano quindi appaiate a 17 punti in classifica, in piena bagarre play-out. La svolta in senso positivo per l'Alma è quindi rimandata, punti al vento, ha detto amaramente il mister nel post-gara, e questa volta ha davvero ragione.